Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi mostrerò un piccolo progetto che ho portato dietro le quinte di questo canale, cioè il mio Multimini Battery. L'ho chiamato così temporaneamente. Semplicemente abbiamo un'uscita USB di tipo A, un'uscita e un ingresso di tipo C. Ed entrambi hanno una corrente di uscita massima di 3,1 A. Abbiamo un piccolo pannello dove ci sono tutti questi LED. Abbiamo l'interruttore generale che mi permette di accendere e spegnere il DC-DC converter che si trova qui all'interno. Questo DC-DC converter permette sia di innalzare la tensione rispetto all'ingresso che di abbassarla rispetto sempre all'ingresso. Quindi tramite questo regolatore, questo qui, possiamo regolare l'uscita dal DC-DC converter. L'uscita del DC-DC converter possiamo scegliere dove mandarla, cioè io ho due uscite, uno è al pannello LED, il secondo è qua, dove c'è questa morsettiera. Per scegliere l'uscita tra la morsettiera e il pannello LED, mi basta scegliere questo deviatore. Tutto materiale di recupero è questo. Questo LED serve a indicare quando la batteria, che sono 4 di questo tipo, quindi sono le 18650. Tutte collegate in parallelo, quindi al DC-DC converter arriva una tensione di 3,7 volt, però io non ho collegato al DC-DC converter direttamente alla batteria, ma ho messo un limitatore di corrente e un controller per evitare la scarica al di sotto dei 3,7 volt, così non si rovina la batteria. Queste sono tutte le funzioni che ha. La mia idea è quella di farlo diventare col tempo piano piano smart. Cosa intendo con smart? Semplicemente io voglio inserire un Arduino, tipo incastonato qui nel legno, togliere questa USB, la mini, se non sbaglio, si chiama. Togliere la USB mini. Tirare i quattro cavetti della USB e collegarlo direttamente alla USB-C, cioè andare qui dove ci sono questi pin e collegarmi tramite dei cavetti al protocollo USB che porta la USB-C, quindi ci sono dei determinati pin dove posso inserire i cavetti in corrispondenza del dati più dati meno GND e 5 volt. Quindi lui farà anche da oltre da uscita di energia e ingresso di energia anche da configurazione di Arduino. Quindi non avrò due USB, ma ne avrò solo una che fa tutto. Arduino serve semplicemente per il momento a controllare un display I2C. Questo display I2C servirà a visualizzare la tensione di uscita del DC-DC converter, la tensione di uscita della USB-C e della USB-A, la tensione della batteria e se anche la tensione di ingresso al DC-DC converter. Non lo so se lo inserirò, però può darsi che lo farò. Quindi avrò queste 3-4 tensioni listate e potrò leggere dinamicamente, mentre regolo, tutti i vari dati. Dopo, siccome userò molto probabilmente sicuro il protocollo I2C, userò anche un sensore di temperatura e umidità. Ho anche il Dallas per il momento. Qua l'Arduino e qui al centro il display. Dopo a fianco al display probabilmente metterò un tasto per cambiare la schermata. Se
B2.0 corrisponde al A6, A7, B7, B6. E quindi noi ci abbiamo qua A6, A7, B6, B7. Quindi